Allora raga, scusate il disordine che c'è qua dietro, ma questo video andava fatto oggi, non potevo farlo in nessun altro momento. Perché oggi parleremo di un argomento che non avrei mai pensato di trattare su questo canale, ovvero la guida. Eh già, mio nonno oggi, per voi ieri, mi ha fatto guidare la sua pandina gialla. È stato divertente, vi devo dire la verità, anche se non è la prima volta che mio nonno mi ha fatto provare a guidare. Già nel 2019 mi aveva messo in uno spiazzo e mi aveva fatto provare a guidare. Il problema è che avevo fatto partire la macchina. Il problema è che già alla prima curva mi ero spaventato e ho detto no, basta. E invece recentemente ho comprato questo assetto corsa e questo mi ha fatto un po' riavvicinare al mondo dei motori, che per un periodo della mia vita era stata la mia passione. E quindi quando l'ho comprato e l'ho provato ho detto: dai, voglio provare a guidare. Vi lascio alle clip. Mi dispiace che non si veda molto bene perché filmava mio nonno e purtroppo ha filmato in verticale. Però proverò a farvelo vedere nel modo migliore possibile. E niente, vi lascio alle clip. Piano, schiaccia piano l'acceleratore, piano. No, non devi sentire, non devo vedere quella lancetta che va oltre i 1500-1600 giri. Beh, però la devi portare. Troppo, troppo, non deve andare. Calma, gesso leggero, leggero, leggero. Troppo, ma tienila, mettila sui 1600. Ecco così, tienila lì. Tieni, molla la frizione piano. Molla la frizione piano, così. Molla la frizione, lascia stare l'acceleratore, non devi sgasare. Molla la frizione adesso, non guardare il contagiri. Guarda davanti a te, molla la frizione. Piano, mollala. Così, adesso vai così tranquillo. Frena, frizione, freno, ma non così. Frizione, freno. Piano, vai, parti. Bene, adesso gira, sterza. Piano. Piano, fai così, eh? non devi, questo cavolo di piede qui fa acceleratore e freno, quello là fa solo frizione, quello là deve essere sulla frizione e non muoversi mai, Quindi devo muovere questo e fare e così. quello è frenare. Allora, guarda come sei partito dolcemente, adesso tienila lì a questa velocità e comincia a prendere la mano su come si gira adesso. Gira, fammi il giro attorno a quell'albero lì, piano, non accelerare troppo, così, piano, vai verso di là, va bene così, e adesso io ti chiedo di fermarti. Frizione, 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 andare, così, così, occhio dove vai, sterza, non prendere niente, gira attorno a quell'albero là, per cui allarga la curva. Allarga e sterza adesso. Sterza, torno, sterza. Così, sterza, bravo. Adesso vai giù così e passi dritto da quella direzione. Allora, acceleratore. Piano, piano, piano. Via, frizione. Così. Non accelerare, devi sterzare, se no vai addosso là, eh. Così, bravo Era Federico, talmente bravissimo. poco schiacciato, l'ho lasciato la frizione un po' troppo velocemente perché si stava spegnendo, l'ho visto. Esatto, allora se si spegne tu usi la frizione, prova a schiacciare la frizione, perfetto, freno dolcemente. Dolcemente, ancora più dolce. Retromarcia. La retromarcia. Allora, per la Frizione, retromarcia era devi, tira sul così. cannotto e no. La retromarcia è cannotto, tiri su e la metti così. Giù, Nel canale così. giù tutto di qua, così. Così. Sì, adesso Guardo braccino dietro. va dietro, questo braccio va dietro il sedile, così. E tu, come se partissi in avanti, parti indietro piano piano. Vai, così, sterza. Sterza dai là, perché frena, frena, frena. Ok, adesso puoi girare attorno, tornare indietro passando di lì. Riparti. Non voglio sentire il motore che urla. Guarda dove vai, eh. Piano, guarda dove vai. Non voglio sentire il motore che succhia così, perché vuol dire che non stai usando la frizione.
La frizione è una cosa che devi usare quando senti che il motore va giù di giri. Così. Dove vuoi passare là in mezzo? Passa. Provo. Adesso c'è il Bluetooth che si sta collegando, per caso. Vai vicino di là, così hai più spazio per allargare là in fondo. Bellissimo. Vai. Guidare comunque. È bellissimo, sì, guidare. Era già bello sulla sette corsa adesso. Ah, ah, via. Sterza. Direzione l'albero, per cui passi dall'albero senza buttarlo giù, troppo vicino, vedi che, ecco, così vai, così passi nel cancelletto là, benissimo, in mezzo voglio che passi, bravissimo, hai imparato a guidare, Federico. Ok, passa in mezzo tra l'albero, poi fai il cancelletto, fai là, giri e ti metti con la macchina parallela e ti fermi col motore acceso. Vai, gira così e ti fermi appena dopo l'albero col motore acceso. Fermati, frizione, freno dolce. Ok, benissimo. Poco dolce, però. Adesso schiacci la frizione e metti la seconda. Frizione, frizione, seconda, vai, schiaccia l'acceleratore. Bravo! Piano, allora, piano. Quindi ragazzi, mi ritengo anche abbastanza soddisfatto per essere la prima volta vera in cui guido. Pensavo che avrei avuto molte più difficoltà di quelle che in realtà ho avuto, ma sono contento così, mi accontento. Il fatto di essere già riuscito anche a cambiare marcia mentre andavo è un grande passo avanti. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Da Apprentivo è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e vi dico ciao!